Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Avella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Telenostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook Mercedes-Benz Dug Auto. Ma cercare di sensibilizzare la regione rispetto a un centro che comunque resta chiuso e resta sicuramente un'incompiuta molto grave, considerando, voglio dire, la finalità poi della struttura. Sono 15 anni che la struttura è rimasta chiusa, anche perché comunque, cioè, come voi conoscete tutta quanta la storia del centro, è stata una situazione che non è stata gestita bene nel corso degli anni. Sicuramente è molto complesso da trovare e reperire i fondi per l'acquisizione dell'area, quindi comunque ci saranno dei momenti in cui bisogna sedersi e poi dopo cercare di trovare la soluzione. Allora, il primo punto è l'acquisizione dell'area, perché purtroppo senza quello non si può fare niente, quindi ci saranno delle pratiche, che comunque degli investimenti che dovrà fare anche il Comune di Avellino per quanto riguarda queste cose. E poi dopo ci sarà anche la Regione che dovrà dare il suo compito, il suo sostegno per portarla avanti a compimento. È arrivato il momento di agire. Noi come cittadinanza attiva abbiamo interessato l'ispettorato della funzione pubblica affinché faccia una verifica sull'azione amministrativa, e il prefetto anche, perché sono istituzioni coinvolte nel percorso di realizzazione del centro. Quindi chiediamo questa marcia, tutte queste persone ancora una volta, dopo tanti anni, è qui a chiedere che tutte le istituzioni coinvolte nel percorso prendano coscienza dell'urgenza del centro. Ho lanciato un'idea, che è una provocazione ma anche una proposta, ho fatto qualche promessa pure, una sorta di raccolta di fondi aggiuntiva a quello che si può fare come amministrazione istituzionale, che ho chiamato un Irpino un euro. Perché abbiamo bisogno di circa 450.000 euro per completare, diciamo, l'acquisizione, questo è più o meno il valore del suolo, e siamo più o meno tanti irpini. Qualche promessa pure ce l'ho già fatta dagli amici, per esempio l'onorevole Iannace mi ha garantito il primo finanziamento se il suo, un assegno di 5.000 euro, il secondo il sindaco della città, 2.000 euro, il terzo può essere il mio, piano piano. Questo però a che servirà? Un po' a spingere tutti, un po' a tenere alta l'attenzione, che poi alla fine è sempre l'istituzione che deve risolvere il problema, ma se questo servisse a continuare a dare una mano soprattutto ai genitori, all'associazione, già questo permette di avere un po' una via un po' più agevolata.